Ecco perché ho deciso di dedicare questo brano ad un uomo che 20 anni fa, con una grande forza, un grande coraggio, si oppose a questo sistema di cose e parlò con la vita di questo soggetto coraggioso. Questo uomo era Lito Grassi. Grazie. La Sigma è un'azienda sana, a condizione familiare. Da anni produciamo biancheria da uomo, pigiami, boxer, slip e vestaglie di Target medio-alto che esportiamo in tutta Europa. Abbiamo 100 addetti, 90 donne e 10 uomini. Il nostro giro di affari è pari a 7 miliardi annui. Evidentemente è stato proprio l'ottimo stato di salute dell'impresa ad attirare la loro attenzione. La prima volta mi chiesero i soldi per i poveri amici carcerati, i picciotti chiusi al cellone. Quello fu il primissimo contatto. Dissi subito di no, mi rifiutai di pagare. Così iniziarono le telefonate minatorie. Attento al magazzino, guardati tuo figlio, attento a te. Il mio interlocutore si presentava come il geometra in salone. Voleva parlare con me. Gli risposi di non disturbarsi al telefonare. Lui minacciava di incendiare il laboratorio. Non avendo intenzione di pagare una tangente alla mafia, decisi di denunciarli. Adesso spero solo che la mia denuncia abbia dimostrato ad altri imprenditori siciliani che ci si può ribellare. Non ho mai avuto paura ed ora mi sento garantito da ciò che ho fatto. La decisione scandalosa del giudice istruttore di Catania, Luigi Russo, del 4 aprile 91, che ha stabilito con una sentenza che non è reato pagare la protezione ai boss mafiosi, è sconvolgente. In questo modo è stato infatti legittimato con il verdetto dello Stato il pagamento delle tangenti, così come la resa delle istituzioni e le conclusioni. Stabilire che in Sicilia non è reato pagare la mafia è ancora più scandaloso delle scarcerazioni dei boss. Ormai nessuno è più colpevole di niente. Anzi, la sentenza del giudice Russo suggerisce agli imprenditori un vero e proprio modello di comportamento, e cioè pagate i mafiosi. E quelli che come me hanno cercato di ribellarsi. Io non sono pazzo. Non mi piace pagare, perché è una rinuncia alla mia dignità di imprenditore. Significherebbe cioè che io divido le mie scelte con il mafioso. Il 10 gennaio 1991 scrissi una lettera al Giornale di Sicilia. Caro e storto, volevo avvertire il nostro ignoto estortore di risparmiare le telefonate dal tono minaccioso e le spese per l'acquisto di mince, bombe e proiettili, in quanto non siamo disponibili a dare contributi e ci siamo messi sotto la protezione della polizia. Ho costruito questa fabbrica con le mie mani, lavoro da una vita e non intendo chiudere. Se paghiamo 50 milioni torneranno poi alla carica, chiedendoci altri soldi, altri ancora, una retta mensile. Saremo destinati a chiudere botteghe e poco tempo. Per tutto questo abbiamo detto no al geometra in salone e diremo no a tutti quelli come lui. Grazie. Olio scaduto. Siamo ricordati per...